età per l'epoca, in cui lui esprime subito ciò che vuole far capire a noi e soprattutto al suo committente. Naturalmente abbiamo di fronte una grande personalità, Beethoven aveva un allievo niente meno che l'arciduca Rodolfo, che era all'epoca di via Vienna nel 1810, era sua maestà, sua altezza imperiale, quindi abbiamo di fronte a noi un grande intenditore di musica, sì, un dilettante, un grande statista. Ora, Beethoven non dedica dunque il concerto a Napoleone, come il titolo dice qui, il concerto dell'imperatore, è un titolo naturalmente molto aggiunto più tardi, anzi Napoleone stava aggredendo, stava già appostandosi davanti a Vienna, abbiamo nel 1812 conquistato Vienna, dunque Beethoven si trova anche in questa situazione legato, perché lui riceve una rendita, uno appunto dei committenti è Rodolfo, e quindi è legato a Vienna. Ora, in questo concerto così imponente, Beethoven rivela un dubbio su due note che a noi subito ricordano le due note iniziali della famosa bagatella per Elisa. Elisa era a lui nota, naturalmente Elisabeth all'epoca si dice oggi che fosse appunto Elisabeth Röckel, per gli amici Elise, che poi due anni più tardi venne a sposare proprio un suo rivale, un suo amico rivale, che era il pianista Hummel. Quindi Elise, ecco qua che l'abbiamo subito nella nota E, che è la nota Mi. Ma Beethoven è prossimo alla sordità e quindi probabilmente inserisce in queste due note forse un dubbio fra quello che è, insomma, un orvo, per dire, i tedeschi, una pulce nell'orecchio, forse anche un dubbio interiore fra ti amo, tasto bianco, tasto nero. Ci sono tantissime interpretazioni enigmatiche che fanno di questo brano qualcosa di unico che, pur essendo una piccola bagatella, a noi torna familiare. Facciamo un augurio, auguri Ludwig van Beethoven.